La seconda grande linea di svolgimento è costituita dalle vicende romanzesche vissute da ciascuno dei cavalieri. È una linea di svolgimento che si riaggancia alla materia bretone, ossia alla tradizione cortese-cavalleresco. Sono due le vicende più importanti tra quelle dei cavalieri raccontate da Ariosto. La prima è quella di Orlando, che si innamora di Angelica e la insegue invano fino a impazzire d'amore per lei e a perdere il senno. La seconda è quella di Ruggero, un pagano, campione dell'esercito di Agramante, che si innamora di Bradamante, una guerriera cristiana, sorella di Rinaldo, paladino e nipote di Carlo Imperatore. La prima storia, quella della follia di Orlando per amore, dà il titolo al poema. La seconda, quella dell'amore del pagano Ruggero e della cristiana Bradamante, permette lo svolgimento del tema encomiastico, cioè dell'elogio della casata d'Este, che trarrebbe origine proprio dal matrimonio tra i due personaggi celebrato alla fine del poema.